Per quanto riguarda il livello di allerta, diciamo, non è che aspettiamo quelli che possono essere i proclami che vengono dal califfato islamico, e ovviamente l'allerta è stato alzato perché noi facciamo parte di una coalizione e abbiamo ovviamente consapevolezza che questo comporta anche quello che può essere un aumento dei rischi, però direi che questo equivale ai rischi che possono vivere e correre tutti i paesi che fanno parte della coalizione stessa. Per quello che riguarda l'Afghanistan, che oggi non è entrato nelle discussioni che abbiamo affrontato, i governi precedenti avevano dato una disponibilità per quanto riguarda l'Italia ad avere un comando nella zona ovest. Noi ovviamente, essendo un paese serio, manteniamo gli impegni che sono stati assunti, anche immaginando però che con i nuovi scenari l'Afghanistan debba essere uno scenario che va in qualche modo a chiudersi. Quando abbiamo fatto Consiglio Supremo di Difesa, io ho dato una media di presenze che era quella di 500 circa di media. Ovviamente tutto questo però presuppone il fatto che venga approvato dal Parlamento, perché nell'ultima legge con cui abbiamo, nell'ultimo decreto missioni, è stato approvato un emendamento nel quale si chiede che una nuova missione in Afghanistan debba prevedere un accordo con le autorità locali, e questo, come sapete, c'è, nel senso che la richiesta c'è, ma anche un voto parlamentare. Quindi ovviamente questa è una programmazione, ma la decisione aspetta al Parlamento.